Street art negli anni 80 era sinonimo di rivoluzione, il colore che iniziava a invadere la città, un nuovo modo di vedere e comunicare l'arte. Oggi il quadro è cambiato e dopo derive e ribaltamenti la street art ha fatto il suo ingresso nei musei, passando dalla porta principale. Disegnare sui muri è l'opportunità data a 9 giovani artisti da una mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano. Sì, un asino gigante. Ingigantendo un asino si riduce l'ego umano in qualche maniera e quindi si riporta un equilibrio tra l'uomo e l'animale, virgolettato, che è una parte in qualche maniera repressa quotidianamente. Il pesce è perché nelle figure che io faccio metto sempre una maschera, perché appunto abbiamo tutti una maschera, cioè la persona è la nostra maschera nel rapporto con il quotidiano, con gli altri. Il pesce perché fa parte della nostra cultura, della cultura occidentale, per cui è un simbolo totemico abbastanza carico di significati. Diciamo il discorso di chiedersi che cosa succederà all'anima una volta che sarà morto. Ricerca artistica, per una volta alla luce del sole. Le nuove generazioni hanno imparato così bene la lezione dei maestri della street art da averla dimenticata per inventare nuove forme. C'è un problema se si dividono troppo in didascalie le pratiche artistiche, cioè la pratica artistica è una che poi varia nelle varie discipline che hanno varie regole. Il mio lavoro è molto duro e molto serio, ma anche allo stesso tempo mi piace sempre il lato ludico, non voglio mai abbandonarlo. L'arte fatta in strada può essere, non è per forza un graffito, non è per forza un murales, può essere anche qualcosa progettato per la strada, un luogo comune, un luogo dove fondamentalmente ci stiamo tutti. Diciamo che è un luogo pubblico, veramente pubblico, perché è frequentato da chiunque, la strada è di tutti. Il vero problema per qualcuno che vuole farsi conoscere dal pubblico non sta nel trovare un nome alla propria arte, ma nelle mode che soffocano il mercato. Spesso magari si vedono dei lavori che non, come dire, che oggettivamente sono più promossi, però anche un po' meno interessanti, cioè un'arte di moda, per definizione un'arte di moda e un'arte di ricerca spesso rimane sempre rilegata, insomma. E quindi preferisco spesso portare fuori i miei lavori, attaccarli fisicamente per la città in modo che chiunque per la strada possa o guardarli o addirittura prenderli e portarli a casa, perché c'è chi lo fa e va bene, insomma. Anche disegnare sui muri rischia di diventare una moda. Ma al di là di gallerie e quotazioni, la parete bianca di un palazzo resterà sempre uno spazio vuoto e libero. E il marciapiede non costa nulla.